come ci fa una sossista. Cominciamo, piedi paralleli. Ecco, inspirando andiamo con le spalle in su mentre le ginocchia si piegano e buttando fuori l'aria ritorniamo. Prendo aria dal naso, fuori l'aria dalla bocca. E tre. E giù. E quattro. E rimango la prossima volta con le ginocchia piegate. E ora faccio la circonduzione delle spalle. Se sentite fastidio alle cosce, potete stendere le gambe in qualunque momento. Tre. E cambio il senso del giro. E su, inspiro, fuori l'aria scendo. Due. E tre. E quattro. Incliniamo il tronco a destra e a sinistra. Quindi finché siamo con le ginocchia piegate, stiamo lavorando un po' le cosce in isometria. Qualunque fastidio avete, riestendete le ginocchia. Fuori l'aria, inclino, inspiro, passo in centro. Ecco, dalla vita in giù non niente si muove. Ultimo giro. Ritorniamo nel nostro asse, sollevando le braccia e stendiamo le ginocchia. Inspiro, ora passo il braccio indietro, le braccia indietro. E di nuovo su, prendo aria, fuori l'aria, espando il petto. E tre. E fuori, un'altra volta. E quattro. Cambiamo il senso del giro. Mi vado da dietro, inspiro. E fuori. E due. Fuori. Tre. Alla quarta e ultima mantengo le braccia lassù in cima e ora raggiungo il soffitto con uno, poi l'altro, sentendo l'allungamento dei fianchi. Respiro. E sette. E otto. E nove. E dieci. Spingo il palmo delle mani in giù, mi fermo all'altezza delle spalle, ecco, e qui faccio i cerchi con le braccia. Se avete fastidio alle spalle o al collo, portate le braccia un pochino più in giù. Siamo a 7, 8, 9, cambio il senso del giro. Manteniamo il collo lungo, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. 9, rilasso le braccia, molto bene. Allora, da qui partiamo sollevando una gamba in opposizione all'altro braccio, inspiro e fuori l'aria ritorno, appoggiando il piede, articolandolo, quindi pensate di portare la punta, l'arco e il tallone, e vado avanti così, punta, arco e tallone, e su. Questo piede che rimane a terra ci dà la spinta verso l'alto. E su. La prossima volta che solleviamo la coscia destra, rimaniamola su. E ora apro la gamba mentre apro il braccio. E torno. Mantenendo la stabilità dell'anca opposta. Ecco, senza cambiare la gamba, mantengo la stessa su. E apro e chiudo. Lavoriamo con l'equilibrio. E ultima volta, senza ancora scendere con la gamba, vado a prendere il piede dietro con tutte e due le mani se riesco. Ecco, manteniamo questo allineamento del bacino e buttando fuori l'aria scendo giù con la schiena dritta mentre il ginocchio sale. Inspiro, ritorno. Potete aiutarvi tenendo la parete se avete bisogno. E fuori, petto ben aperto. E quattro. Altre due. Fuori l'aria. E ultimo, vado. Allungo il braccio opposto e poi piano piano allontano il piede dal bacino. Allungo, allungo, allungo. Respiro.
E ritorno piano piano. Salgo su con quell'altra. Ciao Sonia. E parto da capo. E due. Niente, figurati. E quattro. Ti chiedo solo di mettermi in silenzioso che sto facendo la registrazione per le altre. Sei. Grazie. Sette. E rimango. Otto. Oh, scusate, rimango no. Torno e prendo il piede. Otto. Ecco. Ora vado avanti e indietro. Per sei volte. Trattengo bene l'addome. Se sentite che vi squilibrate troppo in questa fase, vi conviene toccare il muro, perché l'importante è non solo lavorare in equilibrio, ma anche allungare la coscia. Rimango, allungo il braccio davanti e stacco il piede dalla natica. Ecco, respiro. Quattro. 6, 7, ritorniamo. Andiamo ora a extra ruotare i nostri piedi, allargare un pochino le gambe. Andiamo giù nel nostro asse senza cambiare la posizione del tronco. In giù e ritorno. E due, inspiro. Fuori l'aria. 4. Faccio altre due, poi rimango laggiù alla sesta e ultima volta. E rimango, stacco un tallone alternato all'altro. E tre. Attenzione a non rendere le spalle troppo tese. 5. E 6. E 7. E 8. E 9. E 10. Allunghiamo di nuovo le gambe, richiudiamo un pochino di più. E cominciamo a fare il trasferimento del peso verso una gamba e l'altra. 2 e 3. Respiro. 5. E rimango a destra e molleggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rimango di là. Vedo di alleggerire ora la gamba sinistra da terra. Ecco, se avete bisogno prendete la parete vicino a voi e poi faccio l'abduzione. E due. Quindi siamo un po' inclinate, apposta. 4. E 5. 6. E 7. E 8. Appoggio il piede lontano, lontano. Vado dall'altro lato. Alleggerisco l'altra gamba e via. E uno. Petto aperto, trattengo l'addome. 4. 5. Pensate in allineare anche la cervicale rispetto al resto della schiena. E 8. Ritorno in centro, ci giriamo con tutti e due i piedi verso destra e andiamo giù nel lunge. Scendo giù. 1. E torno. E due. Nel nostro asse. Petto aperto. E quattro. Altri due. Cinque. E sei. Quando ritorno, appoggio tutti e due i piedi a terra, gambe stese, e comincio a fare il row down qui. Srotolo la schiena fino in fondo. Fuori l'aria, prendo aria laggiù e risalgo piano piano. La testa è l'ultima che arriva. E di nuovo su e srotolo. Due. E risalgo. Facciamo altre due. E fuori l'aria. Tre. Inspiro laggiù, risalgo fuori l'aria e ultima volta, quattro, rimango laggiù.
Piego il ginocchio davanti e scivolo quello dietro. Allora, andiamo a fare quel lavoro del plank. Quindi la gamba davanti va dietro e quella di dietro va avanti. Poi arrivo con tutte e due e così cambio. Ok? Arrivo, posizione del plank, quindi cammino, 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 cammino. Senza alzare il bacino, eh? Quindi le gambe si muovono, ma il bacino non si alza. Un'altra volta mi fermo nel plank, sto lì, apro il petto, ecco, mantengo la posizione, trattengo l'addome, 7, 8, 9, ritorno col piede sinistro in avanti, vengo su e passiamo dall'altro lato. Row down. Quattro volte. E giù, srotolo. Ciao, scusate, ho perso il lunge. Scusate, andiamo nel lunge. Ecco, per un pelo, eh? Saremmo rimaste con una gamba più tonica dell'altra. Ecco, scendo giù nel mio asse. Due. E uno, ora sì, recuperato, row down e via, quattro volte, scendo giù, inspiro e risalgo fuori l'aria, e due, rilasso le spalle, Tre. E salgo, la prossima volta rimango giù. E quattro. Scivolo il piede di dietro, piegando il ginocchio davanti. E vado. Plank, plank. Quindi, tac. Abbiamo iniziato con la gamba che si estendeva. Questa volta ho iniziato con la gamba che piegava. Va bene così. 5, mantenete il petto aperto e la stessa altezza del bacino per quasi tutto il movimento, eh? Minimo di oscillazione. La prossima volta rimango nel plank. Respiro. Spingo le mani contro il pavimento, cresco. E questa volta piego entrambe le ginocchia qui. E mi siedo sui talloni. Rilasso un po', respiro. Porto l'aria tra le scapole. Benissimo, ora ci sediamo. Vengo fin qua. Il prossimo esercizio lo facciamo in questa posizione qua, un po' da spiaggia, no? Quindi spingo il petto in su e poi sollevo entrambe le gambe a 90 gradi. Ecco, inizio facendo l'esercizio che conoscete già, che è questo, si chiama dead bug. Quindi alterno destra e sinistra. L'importante è non cedere con il tronco, fra un po' di essere tutta piegata laggiù. Respiro. La gamba va lontana e non devo fare qui vicino a me. La porto lontana. 9. E parto con entrambe ora. Tocco tutte e due le punte e torno. E 3. Gaia, se riesci, porto il gomito ancora più indietro per essere più eretta. Così. Ecco. Se non dà fastidio. Chi ha fastidio alle spalle può stare qua giù, eh? Fare lo stesso esercizio qua giù. 9 e 10. Ora parto con l'extra rotazione e poi l'intra rotazione. Mi giro verso di voi così vedete meglio. Punta del piede,
piede a martello, punta e martello. Ribadisco, il tronco su serve per aumentare la difficoltà, quindi se il collo non regge, se le spalle non reggono o la lombare, andate giù per terra. 6, ultimi due. Eccoci, benissimo, e andiamo giù per terra tutte, abbracciamo le ginocchia al petto, respiro, ok, allora allunghiamo la gamba destra lontana, facciamo un addominale obliquo ora, piede a martello, mano sinistra dietro la nuca, inspiro, butto fuori l'aria e girando il tronco piego il ginocchio verso di me e poi sviluppo la gamba lassù, punta del piede, la gamba scende mentre io scendo, di nuovo, su fuori l'aria e torno. Appena capite bene l'esercizio aumentate un po' la velocità. Pensate che mentre salite il ginocchio viene verso di voi e poi la gamba si allunga. Altre due per completarne 8. E 8. Faccio tutto ciò sull'altro lato. E via. Gamba sinistra, mantengo le spalle lontane dalle orecchie, cinque e sei, sette. Ultima volta e 8, molto bene. Ok, teniamo i piedi a terra e andiamo su nel ponte. Oggi lo facciamo così, gambe larghe alla larghezza del bacino. Vado su in alto, stacco tutti e due i talloni, poi giro in fuori le gambe unendo i talloni qua giù. Ritorno con le gambe parallele e poi scendo giù dal petto, piano piano. Ora vi faccio vedere per davanti, così capite meglio. Chi conosce già l'esercizio, vai avanti. Allora, aspetta che abbasso un po' il video per le altre ragazze. Vediamo un po'. Vi vedete meglio. Vediamo. Stacco. Unisco i talloni, mantenete il pube alto, torno parallelo per poi scendere di nuovo. E su. Stacco. Ruoto. Parallelo. Scendo giù. Riappoggio. Fate ancora altri due, vengo vicino per osservarvi. Ottimo. Ricordatevi che l'aria esce dalla bocca. Bravissime. Ok. Allunghiamo ora le gambe e le braccia, tutte e due lontane lontane. Allora, inspiro, palme delle mani su e butto fuori l'aria, porto le braccia giù e torno inspirando. Per ora facciamo solo così. Cominciate a sentire l'appoggio delle costole a terra
E nonostante l'inspirazione e il movimento delle braccia, le costole continuano a toccare a terra. Ecco, polso dritto. Allora, quando le braccia scendono la prossima volta, vengo su per guardarmi i piedi. E ritorno. Su. Potete sempre usare le mani dietro alla nuca se avete tensione al collo. 3 e 4. Ora vedo di salire fino alla base della schiena lombare. Un pochino più alto, ottimo. E su. E torno, altre 2. E 4. Ora faccio il roll up completo, fino a sedermi. E scendo. Allora, se non riuscite a uscire dalla posizione sdraiata, giratevi su un fianco e quindi iniziate da sedute fin dove riuscite e ritornate su, ok? Non bisogna per forza forzare la schiena, eh? Un'altra volta. Finiamo lì nella posizione seduta e andiamo in avanti come se avessimo una palla grossa, grossa per abbracciare. Sposto il mio peso in avanti e prendo quello che riesco. Talloni, caviglie. Respiro. Porto l'aria tra le costole, oh, scusate, tra le scapole. Passo la mano sinistra verso il piede destro e vengo su piegando la gamba destra, vicino vicino a me. Ecco, cerchiamo gli ischi per stare sedute, stacchiamo i piedi da terra. A questo punto, se siete stanchi con la schiena, potete appoggiarvi contro l'armadio, la parete, e facciamo l'estensione e la flessione della gamba. Fuori l'aria, sollevo, inspiro, torno. 2 e 3. Potete prendere anche più in basso se avete bisogno, non c'è nessun problema. E 5, 6, inspiro, scendo. Attento alle spalle che non vado su, vado su. 7, rimango lassù con la gamba estesa e mi butto indietro senza perdere l'equilibrio. E ritorno senza perdere l'equilibrio. 2 e 3. Siete temerari, mi piace. E 4 e 5. Un'altra volta e 6. Ora torno su e passo questa gamba destra verso sinistra. Ecco. Il braccio destro si libera e andiamo a fare la torsione. E 1, ritorno. 2, fuori l'aria apro. 3, chiudo, inspirando. 4, e resistete come se aveste un peso da spostare. L'altra volta rimango nella posizione, guardo la mano che va indietro e resisto. Ecco. Anche lo sguardo indietro ora. Schiena dritta. Ecco, ritorno. Appoggio la gamba destra sopra l'altra e vado giù un'altra volta per rilassare, tra virgolette. Respiro giù. Porto la fronte vicino vicino alle ginocchia. E poi da laggiù dispo la posizione già prendendo la gamba sinistra. Ripartiamo da capo. Allungo e fletto. 2. Inspiro, piego, fuori l'aria, allungo. E 4. Ribadisco, potete prendere anche la coscia se non arrivate al piede. 6. E fuori 7, rimango con la gamba estesa 8 e vado dietro.
due, tre, attenzione alle spalle, quattro, e cinque, ultimo, sei, ritorno, incrocio la gamba sinistra verso destra, parto con la torsione, sei volte, cresco la schiena, e tre, quattro, respiro, cinque, rimango alla sesta, e stop, guardo la mano che va indietro, 3, 4, 5, 6, 7 e ritorno, mantengo l'incrocio delle gambe, vado giù di nuovo, respiro, ottimo, rilasso il capo, le spalle, e disfiamo laggiù la posizione, teniamo tutti e due i piedi, poi piego tutte e due le ginocchia, vengo su. Ecco, facciamo solo il primo esercizio, con tutti e due. Quindi mi equilibro qua e vedo di estendere e piegare tutti e due, che può essere anche qua, E tre. Diventa difficile, tengo un piede a terra e alterno, destra e sinistra. E senza problemi. Sonia, stiamo arrivando a fare quelli lì. Ecco, divarico le ginocchia e mi preparo per il rolling like a ball. Già conoscete, quindi schiena tutta piegata, inspiro. Vedo se non ho la parete troppo vicina per non sbattere la testa e via. Se la vostra schiena non vi permette di fare il rolling like a ball, tornate giù per terra e fate un po' il ponte. Guarda, questo dico alle ragazze che guarderanno il video, non a voi che state facendo ora. Ultima volta. Bravissime! Allunghiamo le gambe. Andiamo a fare il dessò, che è quella sega, con le gambe belle larghe oggi, ok? Quindi apritela non troppissimo, ma a un punto di sentire qualcosina già che tira qua. Allora, braccia all'altezza delle spalle, inspirando vado a destra e poi seguo la cabina per tre tempi, vado uno, due e tre, inspiro, passo dall'altro lato e uno, due, tre, e così via. L'orecchio va verso la coscia. Due, tre. Inspiro. Fuori. 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 Inspiro, cresco. Fuori. 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 E tre. Provate a sentire che riuscite ad andare lontano ogni volta che fate l'esercizio, un pochino più lontano, faccio l'ultima volta e mi fermo sulla destra, faccio 3, 2, 1 e prendo qualcosa, poi il braccio di dietro potete appoggiarlo a terra, portate l'orecchio al ginocchio, respiro, ecco, mi mantengo lì, fuori l'aria, inspiro, passo dall'altro lato, faccio i tre, molleggi, due, uno, e poi mi fermo lì, anche qua. Respiro. Ottimo, orecchio, l'orecchio guarda il ginocchio, attenzione, quindi girate bene la testa. Poi ritorniamo nel nostro asse. E facciamo questo giochino di spingerci in avanti, come se voi voleste avvicinarvi proprio al monitor.
Quindi vi spingo. Mi spingo. Finché non avvertite un dolorino senza esagerare. Mi spingo. Ecco, e per chi non è ancora soddisfatta, fai la buca prima di arrivare giù, Michela, Mark, fate la buca e poi andate giù, camminando. Respiro. Questo è per chi è molto flessibile, eh? Per chi lo è meno può rimanere qua sopra tranquillamente, continuare a spingersi. Ecco. Ritorniamo piano pianino. Sbatacchiamo le gambe. E poi pieghiamo le ginocchia. Ne andiamo a lavorare un po' le braccia oggi. Allora, chi si muove sono i gomiti ora. Okay? Il bacino va su una volta e poi i gomiti si piegano e si allungano. Va bene? Pensate alle braccia. Se la posizione è scomoda, cercate di stare più larghe o più chiuse. Cercate il vostro comfort. Poi se è troppo difficile stare col bacino alto, piego ed estendo i gomiti qua. Siamo a 9 e 10. Ritorno giù un attimo. Aumento un po' la difficoltà dell'esercizio. Vado con la gamba dritta, sollevo il bacino, sostengo la gamba. Quindi piego i gomiti e quando allungo vado su con la gamba. Piego i gomiti e su. Certamente se ho già avuto difficoltà al primo, questo è, lo evito. Fate 5 di questi. Ecco. Inspiro, scendo, respira. Lascia queste labbra aperte. Respirate. Wow! Ok. Mi preparo con la sinistra. Battacchiate un po' i polsi se avete bisogno. E via. Vado su. Piego i gomiti e allungo e i gomiti. Quattro. Mantengo lo sguardo in avanti per evitare la sovraccarica della cervicale. E ritorno. Yuhu! Incrociamo le gambe. È tosto, eh? Allunghiamo subito qua. Rimanete lì. Ecco, allungo. Quando siamo nel nostro sedute sui talloni, sugli ischi, proviamo a sentire se spostiamo il peso in avanti o indietro. Okay? Prova a sentire se sono nel mio asse. Cambio e su. Ecco, respiro. E ritorno. Ora prendo le ginocchia con le mani e facciamo un rilassamento un po' della schiena. Vado dietro, mi appendo e ritorno, apro il petto, inspiro e giù e su e fuori l'aria, inspiro. Altri due, inspiro, ultima volta e fuori, inspiro e poi faccio questa mossa per arrivare a quattro zampe, quindi trasferisco il peso in avanti, disco la schiena e facciamo il gattino oggi così, inspiro, allungo il braccio in opposizione alla gamba. Fuori l'aria, fletto il ginocchio, fletto la schiena, porto la fronte al ginocchio. Inspirando, allungo di nuovo e fuori l'aria riappoggio. E cambio, inspiro. Fuori l'aria,
inspiro e fuori l'aria. Questo lavoro è molto l'equilibrio. Attivo l'addome e fuori e su. Mantengo le spalle lontane dalle orecchie. Facciamo un altro paio di volte per ciascun lato. Ecco, fletto bene la schiena o la cervicale quando mi fletto. Ottimo. E quando abbiamo finito l'ultimo, portiamo le mani oltre le spalle, appoggio le dita dei piedi dietro e vado su col bacino e giù col tronco. Fuori l'aria. Ecco, rimango un po' lì, orecchie tra le braccia, espiro, sollevo bene i talloni e spingo il petto in giù. Ora porto la gamba destra in avanti. Ecco, e qui posso stare in questa posizione sentendo l'allungamento dell'ilo psoas oppure appoggiare il ginocchio a terra. L'importante è che questo ginocchio non vada oltre al piede, eh? Ok? Quindi scegliete voi di stare o col ginocchio sollevato o appoggiato. Mantengo l'allineamento del collo. Bravissime, respiro, molto bene. Ora chi ha il ginocchio esteso lo piega e andiamo a prendere con qualunque mano volete o una cintura il vostro piede dietro. Ecco, respiro. Se diventa difficile fare questo esercizio, potete tirare la coscia quando andiamo su in piedi, ok? Quindi evitate. Ok. Allungo di nuovo la gamba di dietro. Ritorno alla posizione su. Raddrizzo di nuovo la schiena. Sui talloni. Respiro. Ecco, inarcate bene la schiena il più che potete. E poi gamba sinistra in avanti. Scelgo la posizione che voglio stare col ginocchio esteso piegato e respiro. Aprite bene il petto, allineate la cervicale. E via, appoggio il ginocchio a terra e vado a prendere il piede. E ritorno piano piano. Di nuovo passo la gamba indietro. Faccio l'ultima stiracchiata. E ora cammino con i piedi verso le mani. Finché riesco, mantengo i palmi delle mani a contatto col terreno. Ecco. E poi srotolo la schiena in alto. Piano piano. Piano piano. Ecco. Allora, andiamo a fare un po' di allungamento del braccio. Quindi il tricipite abbiamo già allungato. Ora incrocio le mani qua dietro, spingo il palmo della mano giù e piano piano sollevo le braccia senza rendere le spalle tese. Respiro. Mantengo l'altezza del braccio indietro e comincio ad inclinare il tronco. Sentendo a livello della vita qualcosa che tira laggiù, lateralmente. Ultimo giretto.
Ritorno nel mio asse, ora appoggio i dorsi delle mani dietro la zona lombare, sacro lombare, piego le ginocchia in avanti, sposto il bacino in avanti e le scapole indietro, quindi faccio una C con la schiena. Lo sguardo è verso il cubeo ora, sono tutta piegata. Gomiti dentro, porto l'aria tra le scapole. Piano piano allungo le gambe, riaddrizzo la schiena, le mani ma le mantengo ancora incrociate ma rilassate e vado dritta in avanti, senza piegare neanche un po' la schiena. Posizione a squadra. Trasferisco il peso sugli avampiedi, respiro e da lì stacco le mani, porto le braccia in linea con le orecchie. Ecco. Respiro, prendo aria, trattengo l'addome e vengo su così, dritta, dritta, dritta. E parto con i giri con le braccia da dietro, come abbiamo fatto all'inizio. Due volte, cambio il senso del giro. Due volte, ecco. E ora avvicinatevi a una parete con il pollice in su e appoggiate proprio la mano sulla parete. Una volta che l'avete appoggiata, poi giratevi verso il lato opposto per sentire allungare il pettorale. Se tira troppo, tornate un pochino indietro, quindi ascoltatevi. Quindi se avete la mano destra sulla parete, ora l'orecchio sinistro va verso la spalla sinistra o viceversa. Mano sinistra, andate verso l'orecchio destro. Respiro. Questo è un allungamento dei nervi, quindi va fatto molto delicatamente. Ritorno piano pianino e cambio. Pollice in su. Poi mi giro sul mio asse. Inclino il collo, respiro. Ritorno piano pianino e sciogliamo, sciacquaglio. Ecco, molto bene. Per finire vi do una bascola del bacino con gattino in piedi, Quindi mi giro di fianco così vedete meglio. Quindi inspirando in arco la schiena e fuori l'aria fletto il bacino in avanti, retroversione e anteversione. Le ginocchia sono sbloccate qua. Quindi avanti e indietro. E tre. Ecco, le gambe sono ferme, muovete soltanto il bacino, veramente. Sei, ottimo. Altre due. E otto. Scivolo le mani sopra le ginocchia, le piego un po' di più e da qui faccio il gattino. Quindi fletto la schiena portando il bacino in avanti. E poi inarco la schiena, prendo il petto, ottimo. Prendete il ritmo e fate l'esercizio con fluidità. Quante volte volete, non bisogna nemmeno contare se non volete. Inspiro, inarco, fuori l'aria fletto. Dopo che avete fatto l'ultimo, andate giù, ecco, finite di buttare via tutte le tensioni attraverso il respiro e poi piano pianino risaliamo, srotolando la schiena, vertebra dopo vertebra,
E ora fate quello che vi va. Molto bene. Grazie. Grazie a voi che fate la lezione dopo anche.